mia preoccupazione è innanzitutto sul suo stato di salute. Siamo stati rassicurati dal console, che è riuscito in occasioni a fargli visita. L'ultima visita del console risale alla mattina del 14, alla mattina dell'udienza. E l'ha trovato in discrete condizioni, ha manifestato un po' di stanchezza per i continui interrogatori e ha chiesto di poter leggere un libro tra un interrogatore e l'altro, e stiamo cercando di capire cosa fargli avere. Questa assemblea è stata chiamata con l'intento di dare vita, come diceva Francesca, a un comitato che faccia pressione chiaramente sulle autorità italiane in vista di un ritorno in tempi rapidissimi di Khaled in Italia. Vuole utilizzare gli argomenti giuridici, tecnico-giuridici, per dimostrare quanto Khaled è a rischio di violazione dei propri diritti fondamentali, dei propri diritti umani. Khaled rischia seriamente di subire un processo, di subire una vicenda processuale, subire un arresto come lo sta già subendo, invece in palese violazione di questi diritti. Pertanto su questo, questa è la perimetrazione, questo è il ragionamento attraverso la quale la famiglia proverà a fare pressione, a esercitare pressione sul governo italiano affinché faccia di tutto per ottenere, visto che sono governi amici, quello italiano e quello israeliano, che faccia di tutto affinché un cittadino venga immediatamente liberato per evitare che la sua condizione detentiva sia esposta a palesi violazioni. La vicenda di Khaled si innesta in una questione che ha sicuramente delle ricadute internazionali, delle questioni geopolitiche, Israele-Palestina, 80 anni di occupazione. Sappiamo però altrettanto che se la vicenda di Khaled dovesse connotarsi di una dimensione politica così elevata, il ritorno forse sarebbe più che agevolato, ostacolato. Ci aspettiamo che comunque si continuino a mobilitare le istituzioni in maniera visibile o meno visibile, questo non importa, ma che comunque ci continui ad essere pressione e che si continui ad esercitare pressione per la libertà di Khaled.